Buonasera a tutti, sono Stefania, siamo qui in Radio Libere di Agliana nella splendida cornice del Festival del Giugno Aglianese al Parco Pertini. Sono qui con due personaggi, siamo in compagnia di un personaggio soprattutto poliedrico che ci ha fatto ballare fino adesso. La sua faccia forse non sarà nota a tutti, ma appena ascolterete il suo... La mia voce, diciamo così, forse... O il tuo ciao belli. Ciao. Esatto, capirete che abbiamo l'onore di avere qui con noi Roberto Ferrari. Grazie, l'onore e il piacere è mio, ci mancherebbe. Noto conduttore radiofonico di Radio DJ e io aggiungo beato lui perché noi siamo tutti qui a grondare di questa cosa. Vabbè, ma comunque anche l'importante è fare radio, adesso poi a che livello, nel senso anche voi avete una buonissima, una bellissima radio, quindi sono contento che insomma uno fa il suo lavoro nell'ambiente che trova, poi magari crescerai. Ora direi divento vecchia, crescere, cresco solo in larghezza. Però. Io vengo nella tua radio e tu vieni nella mia. Allora, si può firmare subito? Senti, fra da pochi giorni è stato il tuo compleanno, quindi io da tutto il Festival del Giugno Aglianese ti faccio gli auguri, tanti anni di carriera, iniziati nel... Siamo 18 anni appena compiuti, quindi secondo me... Certo. Sono appena diventato maggiorenne, quindi... Allora, pochi anni di carriera, iniziati... Iniziato giovanissimo. Nella radio di casa tua, sì. Una radio per gli inquilini del tuo palazzo. Ma è informatissima. Certo. Sai, tu rappresenti per me il mio sogno, quello che non c'è stato, quindi ho studiato. Aspetta, in che senso il tuo sogno? Perché tu hai iniziato nella... No, vabbè, insomma, ci potremmo anche accordare, però insomma, ho visto che hai altra roba per le mani. E quindi, bravo, bravo. Quindi ci racconti un po' la tua storia, come hai iniziato. E se hai già letto tutto, penso ci sia poco da raccontare. No, c'è tantissimo. Ho sempre avuto la passione della radio, quindi diciamo che, insomma, e della musica, che sono due cose che vanno d'accordo insieme, quindi ho perseguito il mio obiettivo, quello di diventare DJ, e ci sono riuscito. Cioè, secondo me, io sono dell'idea che se uno ci crede tanto, poi alla fine, prima o poi ci arriva, no? Nel senso, certo. Non mollare mai. Quindi. Basta, non vedi noi, siamo ancora qua sul campo e quindi... Poi magari ti arriva una bella botta di culo, diciamo che si può dire qua, non so se si poteva dire, l'ho detta, di fortuna, diciamo così, e come è venuta a me, sono arrivato alla DJ. Poi bisogna anche rimanerci, Certo, è importante, il posto di lavoro bisogna sapersela assicurare. Io mi ricordo all'inizio ti ascoltavo nei tuoi programmi di notte, no? L'ascoltatore di notte, com'era, com'è? Caspita, io ho fatto solo due settimane. Ma io ti ho ascoltato, perché noi... La fortuna di aver beccato le uniche due settimane in 30 anni. È vero o no che facevi i programmi di notte? Le prime due settimane che sono stato lì ho sostituito Mila, però ragazzi c'è stato 29 anni fa. Ma come ti ricordi di me di notte? Ti giuro, ti giuro. Io sono molto da pomeriggio, la mattina presto ho fatto anche quella, però non riesco a svegliarmi prestissimo. E quindi hai abbandonato? Quindi no, mi hanno proprio tolto, mi hanno detto fai dalla una alle due che è perfetto, quindi mi sono trovato meglio in quell'orario, sono 20 anni che io e DJ Angelo facciamo Ciao Belli, quindi... Certo. A proposito... Abbiamo il fuso orario lì. Certo. A proposito di Ciao Belli, tu sei anche un comico, no? Ma oddio, ma comico è una parola grossa. No, sei anche un comico, perché fare un programma del genere come DJ Angelo, diventi un odorologo. Sì, io, ecco, diciamo che sono uno che ama fare scherzi telefonici. Esatto, quello... un sonnologo. Perché non sono io il comico, ma sono quelli che io chiamo che diventano comici a loro insaputa. E come trovi sempre l'idea, cioè come fai? Vabbè, le idee se ne trovano tante, sono tante idee, tante notizie stupide su internet, dappertutto, quindi basta prenderne una di quelle e fare delle domande su quella notizia, e se poi c'è un po' di sesso dietro la cosa diventa ancora più bella, perché la gente si incavola molto più velocemente. Come nel giornalismo, no? Erano le tre S, sangue, sesso e soldi. Sì. No, io solo sesso, nel senso, perché sangue e soldi è meglio evitare di parlarne, perché insomma ce ne sono pochi entrambi. Al di fuori del tuo lavoro hai tante passioni così ben riuscite da entrare nel Guinness dei primati. Sì, cioè, quella è una passione che, più che una passione, è stata una scommessa che feci con Marco Baldini nel 96, e conoscendo Marco Baldini, visto che comunque è di queste zone, sapevo di vincerla la scommessa. Quindi ero già convinto, non avevo problemi, diciamo, in un certo senso. Ma mi permetto di scherzare su Marco, perché so che anche lui scherza di questo suo problemino che purtroppo mi sembra che esista ancora. Quindi all'epoca nel 96 feci questa scommessa e dissi a lui: secondo me io riuscirò a risalire da Gallipoli a Sabbiadoro in canoa. E lui mi diceva: figurati, e infatti sono poi riuscito a farlo. Poi nel 97
sono anche entrato nel Guinness dei primati, ma poi da lì in poi la canoa l'ho abbandonata. L'hai abbandonata. E invece hai una passione sfrenata per lo spazio, ma riuscirai a fare questo benedetto programma da lassù vivo, eh? Vabbè, certo, non come la cannolina Laika, insomma. Cioè, dicono che è tornata viva, ma in realtà non è tornata viva. Spero. Io sto raccogliendo fondi con Maurizio, che dovrebbe essere quello con i soldi, ma in realtà servirebbero 25 milioni di euro, a fondo perduto, ovviamente. Quindi io me li danno, li do ai russi e poi io vado attorno. Però per adesso l'obiettivo più importante è sposarmi con la compagna che ho adesso. Quindi. Infatti il tuo segreto qual è? Una bibita energizzante o la tua musa di adesso? Qual è il tuo segreto di avere sempre questa vitalità, questa forza, questa inventiva, questa bellezza? La bibita, sa? La bellezza, eh. Hai dei problemi. Non è bello, cioè, esatto. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, e soprattutto chi fa ballare. Secondo me sono dunque un po' di bevande energizzante, ogni tanto ci vuole un po' di energia, però soprattutto stare insieme alla compagna che ti fa star bene, insomma. Devo dire che ho passato 7 anni dove non pensavo di avere, di poter più trovare l'amore, invece adesso l'ho trovato e sto benissimo. Ed è bellissimo. E ti ricarica. Bene, bene, hai perfettamente ragione. Allora, qui accanto a noi abbiamo la sua compagna e quindi presto saremo tutti al matrimonio, non è vero? Piaccio, magari, no? Di... Lui è un pratese, vero? Io sono pratese. Ti chiami, possiamo dirlo il tuo nome, no? Maurizio Bernò. Certo. Maurizio Bacchi Bernocchi è il sosia ufficiale di Gianluca Bacchi. Qui manca il sosia ufficiale di Gianluca Bacchi, che ho visto stasera sul palco. Dove l'hai lasciato? Non lo so, l'ho lasciato in borsa. Male questa. Allora, Gianluca Bacchi, per chi non lo sapesse, ma credo che sia impossibile, comunque noi lo ricordiamo ai nostri amici di Radio Libere, è un imprenditore bolognese che ha fatto la sua fama sui social con la sua vita da nababbo. Tu sei seguito da un team tutto pratese, ho letto, no? Allora, ho iniziato con un team tutto pratese, adesso che mi segue ho un'unica persona che è la mia compagna. Vedi l'amore? Che mi fa, cioè, stessa situazione. E l'amore è importante, se non c'è quello è finito tutto. È verissimo. Cioè, vorrei dire una cosa su Gianluca. Gianluca Vacchi, vero? Mettiti una mano sul cuore. Lui è la tua antitesi vera. Cioè, nel senso, lui dona l'1 per 1000 delle tue serate a lui, come sosia ufficiale di Gianluca Vacchi. L'1 per 1000. Ci vuole un applauso, eh? Fallo diventare un 1 per 1000 anche come te. Quindi ti posso venire poi a fare la segretaria? Certo, ci mancherebbe altro. Cioè, quando si cresce in tutto. Senti, com'è nata l'idea, quindi? No, l'idea è nata per caso, anche perché cioè, io vengo da, diciamo, una vita da sosia, perché io ho iniziato a fare il sosia ufficiale di Marco Pantani, purtroppo non c'è più, poi mi è arrivata questa... Si è un po' toccato ferro quando ha saputo che lui avrebbe fatto il suo sosia, ho detto che caspita. Mi piace il ferro. Bravo, adesso drogarsi, Gianluca Vacchi. Dove sto comunque? Questa è un po' cinica, però. No, poi è arrivata questa chiamata che assomigliava a questo personaggio che io, tra l'altro, ti dico, non conoscevo neanche. Cioè, assolutamente, non sapevo neanche chi era Gianluca Vacchi. Poi ho detto, ma cazzo, questo meglio è mio fratello, cioè, assomiglia più che mio fratello. Infatti ti assomiglia anche nei modi, proprio nel fisico, allora, nel portafoglio non lo so però. No, il portafoglio assolutamente no, però ho tirato fuori questo, diciamo, personaggio, però diciamolo a tutti, io faccio, cerco di creare la chiave comica di Gianluca Vacchi, visto perché lui balla, cioè l'ultimo video che tra l'altro ha fatto ieri l'altro, in 2 giorni ha fatto 4 milioni di visualizzazioni. Quattro persone, ma quindi si capisce. Comunque l'importante è iniziare, si inizia sempre con un numero. Ma io stimo di più il mio amico Maurizio Bernocchi che Gianluca Vacchi. Perché veramente... Ma indubbiamente, perché inventarsi una cosa del genere... Allora io avrei un... Con i soldi tutto è più facile, sarei andato anche nello spazio. Certo. Vacchi senza, cioè appunto. Bravo. Vacchi senza.
Facchi senso. Senti, Roberto, dato che siamo qui, potrei io improvvisare una cosa e fare un attimo di ciao belli? Ho un po' paura, però... Però proviamo, aspetta, io qui c'ho un numero che chiamiamo, che tanto anche se gli rompiamo le scatole, questa è mia figlia, vedi, che le figlie sono sempre nel cuore. Vediamo un attimino, proviamo a chiamare questa persona. Ora, naturalmente, lui non lo sentiremo, però adesso tu fai tutto con il telefono. E cosa faccio? Prova, sì, quindi tanto... Sì. Vediamo. Ora, è sposato? Sì, è sposato, con la moglie che fa l'infermiera. Come si chiama la moglie? La moglie si chiama Vania. Però non... Pronto? Vania, sei tu, Vania? Cercavo Vania. E lei chi è, scusi? No, lei chi è, scusi? Eh no, lei, io cercavo Vania, la mia ragazza. Eh no, ma io cercavo... Lei mica sa... Ma chi è? Perché risponde un uomo a questo numero di Vania? Ma ce l'ho di fronte. Questa volta te l'abbiamo fatta a noi. Comunque, la tecnica del... Vorrei parlare con Vania, chi è che risponde, funziona sempre. Sì, no, ma io, allora, io ti dico, una volta facendo la voce da donna... La vocina un po' così. Ho messo in crisi un mio amico in Calabria e pensate che la sua moglie, e spero sia ancora sua moglie perché nel frattempo non l'ho più sentito, ha chiamato tutti gli altri della tavolata che erano per capire se realmente c'era una donna, perché lui ha spiegato che ero io che facevo la voce da donna. Lei non ci ha creduto... Lui non è riuscito a spiegarlo, io anche parlando e facendo la voce, lei non ha creduto, quindi stavo mettendo a rischio un rapporto così bello, un matrimonio, facendo uno scherzo. Quindi io stasera ho detto, non so se rischiare, però me lo sono trovato davanti, quindi diciamo che in un certo senso non è successo. Tranquillo con tua moglie, a posto. Allora, grazie di averci fatto ballare, grazie di essere qui con Radio Libere nel Festival del Giugnalianese, e casomai ti servisse qualcuno, scritturaci, chiamaci per i provini, portaci a Milano, qui noi siamo tutti pronti a fare la valigia. Sì, non c'è mica scritto Linus in testa. No, però voglio dire, una buona parola ce la puoi mettere, anche perché noi, a dir la verità, abbiamo anche scritto una mail al DJ Chiamo Italia, ma non siamo stati cagati. Stranissima questa cosa. È vero, stranissima. Quindi la rimandiamo. Le leggono tutte le mail, le leggono tutte, perché prova a rimandarla. Ci metto una buona parola io, così non ti chiameranno sicuro. Bene, ti posso chiedere anche l'ultima cosa, sai, le donne sono... No, grazie, quello subito, però le donne sono molto sfacciate, no? Puoi casomai fare un saluto a noi, che noi poi lo possiamo usare come spottino per darci un po' di lustre? Non ci mancherebbe altro. Quindi ci saluti da Radio DJ o ci saluti ora per lo spottino? No, saluto da Radio DJ. Bene. Lo spottino, vi faccio anche lo spottino. Benissimo, noi si raccatta tutto. Ma tutto, però... Allora, come si chiama esattamente la radio? Radio Libere di Agliana. Te lo scriviamo perché ricordartelo. Io dico che, secondo me, chi non ascolta Radio Libere di Agliana... capisce niente, lo dico sinceramente, era veramente proprio niente. Quindi o ascoltate, non radio, una Radio Libere, ce ne sono tante. E una, eravamo quattro, adesso siamo una. C'è la crisi. Almeno una ascoltata, per favore. Allora, grazie Roberto, è stato un piacere, un'emozione. Io ho ballato tutta la sera, infatti la voce mi è un po' calata, però è stata una grande soddisfazione. Grazie a Maurizio. Grazie a voi, tra l'altro anch'io faccio un programma alla radio che c'è seguito da un po' meno persone, però tutte le mattine dalle 10.30 alle 11.30 su Radio Canale 7, Il Caffè con Vacchi. Benissimo, lo ascolteremo. Il caffè in Vacchi. Senti, io invece di chiedere gli autografi, di solito chiedo sempre un bacio, posso farlo, grazie. Ci mancherebbe, piacere. Stasera due. Grazie. Grazie amici di Radio Libere di Agliana, un bacio da Stefania, grazie a Roberto. Sono ancora le Radio Libere, perché insomma, libere, secondo me, ma libere veramente, e poi soprattutto, secondo me la radio sarà l'unica che rimarrà nonostante il web, perché la TV piano piano andrà un po' scemando, perché lo sostituirà, la sostituirà un po' il web, anche se secondo me la sta già sostituendo. La radio però non morirà mai, la radio rimarrà sempre, quindi voi continuate.
come noi ci terranno per cloni, eh? Sì, 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 ci cloneranno. Ci cloneranno. Bravo, guarda. E io dico, ragazzi, mi raccomando, ascoltate Radio Libere di Agliana, perché senza Radio Libere di Agliana non possiamo fare senza. Questa è vera resilienza. Enjoy. Enjoy a tutti, buonanotte. Ciao, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao a tutti.